Ecco, io non ho preparato nessun discorso, ma quello che conta è che apriamo il cuore. Perché se vogliamo dire l'ultimo grazie, che sia davvero quello più giusto e alla persona che ha reso possibile tutto questo, cioè che ci ha creati. Io non so se voi avete pensato a cosa voglia dire perfetta Letizia, no? Ce l'hanno detto tutti questi giorni. In pratica è riuscire ad andare avanti anche quando le cose vanno male. A me è venuta subito in mente la resilienza. Gli ingegneri sanno cos'è. La resilienza è la capacità per un materiale di subire colpi fino a quando si spezza. Io conosco delle persone che hanno la pazienza che si spezza con un colpo e altre che ce ne vogliono tanti, tanti, tanti colpi per spezzarla. Allora io sono diventato un po' triste, perché ho detto: Signore, come faccio? Come si fa a dare la voglia di vivere? A dare la capacità di subire colpi a chi non ce l'ha? Come si fa a dare la voglia di vivere a chi non vuole vivere? Ho in mente una persona a Padova che mi ha lasciato quando sono venuto, che a questo mondo lei non fa del bene, non fa bene e non serve a niente. E io non trovavo parole per dirle che non è vero. Allora ho detto: Signore, come facciamo a dare fiducia a chi non ce l'ha? A dare fede, a dare forza. E il Signore, proprio questi giorni, me l'ha detto, proprio guardando delle persone che di resilienza credo abbiano mille. Mi fa: devi guardare i bimbi. I bimbi hanno fede, i bimbi ci credono, il bimbo non sa calcolare, non sa il valore del denaro. Avete mai visto un bimbo che pensa a suicidarsi? No. Il bimbo lotta con tutte le forze per la vita, anche se sta morendo di fame o morendo di freddo. Dovremmo imparare dai bambini, dovremmo essere come loro, come ci dice Dio. E cosa fa un bambino? Cosa fa? Sapete cosa fa un bambino? Prende la sua idea e il suo desiderio e con perseveranza va avanti contro tutte le logiche, contro tutte le razionalità che schiacciano. I bambini come dei caterpillar vanno avanti e credono che magari possono diventare grandi nel mondo. Dio mi ha detto a me, Alessandro, prenditi il programmino di preghiera e portatelo avanti. Vuoi aiutare delle persone? Prenditi delle preghiere e portale avanti con perseveranza, con tenacia e con costanza. Avete degli amici a cui tenete? Ditevi la verità, riuscite a pregare per loro? Quanto? Sì che riuscite a pregare, ma quanto? Quanto?
guardate, vi consiglio, provate a dire un'Ave Maria. Un'Ave Maria per la persona che amate di più. E guardate quanto riuscite ad andare avanti nei giorni. Un'Ave Maria al giorno, al terzo giorno, quasi ve ne dimenticate, al quarto, quinto giorno vi pesa già. Ah, devo dire anche l'Ave Maria. Ragazzi, è la perseveranza che salva la vita, non l'obiettivo raggiunto, è la perseveranza. Perseverate e vi salverete. Di tutte le cose che io ho chiesto, non tutte si sono avverate, ma tante sì, e ne valeva la pena di pregare per le une e per le altre. E quello che è più sconvolgente è che sono cambiato io. La preghiera vi cambia dentro, vi cambia il cuore, vi piacete di più. Allora vogliamo pregare insieme, e lo facciamo sempre con la formula che ho detto ai coristi stamattina, ai ragazzi del coro e agli strumenti, che è splendida, che è un miracolo, che è la musica. Perché la musica non è niente, è aria che vibra, eppure tocca il cuore, converte le persone, cambia gli animi, cambia il mondo. Fa anche tanto del male, perché incita la guerra. La carica è fatta di un trombettiere che suona. Noi vogliamo dare la carica giusta al nostro cuore e cambiarlo con la musica. E allora, come facciamo sempre, che è un momento splendido, Dio me lo ha detto, che ci tiene, che gli cantiamo insieme ad un unico coro e ad un'unica voce un canto. Allora, visto che siamo nel convegno francescano, prendiamo il canto che sanno tutti e che è il dolce sentire. Concentratevi e partiamo. Però vi chiedo, e qui non c'è modo di verificarlo, vi chiedo di pregare davvero. Solo voi potete saperlo se state pregando. Si può imbrogliare tutto il mondo, ma noi stessi e Dio no. Dio vuoi
E perché Dio dica grazie, dovete avergli toccato il cuore, fatto venire i brividi a Dio. Domani, Santa Messa.